Grazie, buonasera intanto, vi ringrazio per questa occasione. Un grande grazie naturalmente ai motoclub di Segni e di Colleferro che ci hanno restituito questa gara motociclistica, questa mitica gara motociclistica, seppur in una forma rievocativa. Una gara che credo sia entrata nella nostra memoria storica, da quando siamo sempre. Una gara che, il cui ricordo riposa un po' in tutti i segnini e i colleferrini di una certa età, e non solo, perché poi... concorrenti del... E quindi ecco, una grande emozione per noi era questa gara. Si svolgeva in occasione della festa di San Bruno e ricordo noi piccoli, questa si viveva sempre con una grandissima emozione. Ricordo queste moto che venivano a provare già qualche settimana prima. C'era poco traffico, c'erano poche macchine, la via Traiana era poco trafficata e quindi vedere sfrecciare queste moto, mi ricordo andavo giù a Colleferro con mio padre che aveva una Fiat 850 e si vedevano queste moto che sfrecciavano, che venivano su e sembrava che andassero veramente a velocità supersoniche. E poi le prove ufficiali, quelle che si facevano la domenica mattina, anche quella era un bel momento. Poi veniva la grande gara del pomeriggio e tutti che eravamo assiepati, chi alla Porta Saracena, chi su a San Pietro, chi sopra la curva Ceci, la curva di Santa Rosa, quindi era veramente un evento che aspettavamo tutti, forse l'evento più bello dell'estate segnina. Poi, per motivi anche normativi, queste gare sono state così, sono venute meno. E io sono un motociclista, anche un Ducati del 1983, che devo rimettere a posto, devo rimettere su, un Ducati Panta, me lo ricordava Gino, e ce l'ho al garage, però ecco, è più di qualche anno che non lo metto in moto, quindi... Vorrei riportarlo, ho assunto l'impegno che per l'anno prossimo magari sarà pronto e lo porteremo. Sarà il primo singolo a farlo così? No, non correrò io, ma ci vorrei Mario Roscioli magari a questo punto. E quindi ecco, noi siamo veramente grati agli organizzatori che stanno riproponendo questo bellissimo evento. E che è un momento che a noi tutti crea sempre una grandissima emozione, quindi grazie veramente di cuore.